In Umbria sono tante le aziende che, nonostante la crisi, sono riuscite ad aumentare il loro volume d'affari. Un esempio è la IPI di Pierantonio, azienda leader del packaging di prodotti alimentari. Un valore aggiunto di IPI è rappresentato proprio dal fatto che abbiamo un'offerta complessa, articolata, di cui IPI è proprietaria e che non è assolutamente facile e banale replicare. Se si vuole restare nel mercato, è indispensabile stare dentro la rete del commercio estero. L'export pesa il 97%, mentre portiamo fuori dall'Europa occidentale, dall'Europa comunitaria, oltre l'85%. Anche quella della Salpa di San Giustino è una storia di successo. L'azienda produce soprattutto cialde per dolci e gelati e rifornisce marchi molto noti. Bisogna puntare sulla qualità, spiega Chiara Cherubini, dirigente dell'industria alimentare. Abbiamo puntato molto sulla qualità dei prodotti e ci ha dato i suoi riscontri, diciamo. Voi riuscite ad esportare anche? Sì, negli ultimi anni abbiamo iniziato ad esportare anche all'estero. Per la Salpa lavorano molti giovani che producono una gamma di prodotti molto varia. Se ci si apre al mondo, neanche la crisi fa più paura. Sì.